Cari amiche e cari amici, due ospiti di eccezione sul decimo toro. Ringrazio Don Curzio Nitolia e il professor Francesco Lamendola per aver accettato il mio invito ad essere intervistati sul decimo toro, su temi di grande attualità. E, buongiorno Don Curzio, mi sente? Buongiorno, benissimo. Perfetto. Professor Lamendola, tutto a posto, mi sente? Perfetto, buongiorno a tutti gli amici del Decimo Toro. Bene, allora entriamo subito nel vivo. In questo video prenderò dei brani, le mie domande verteranno sull'ultima lettera dell'Arcivescovo Viganò, che dà moltissimi spunti di riflessione. E vi invito a commentarli, a commentarla. Quindi cominciamo subito a entrare nel merito. Scrive l'Arcivescovo Viganò: la rinunzia arbitraria all'esercizio dell'autorità sacra del Romano Pontefice rappresenta un gravissimo vulnus al papato, e di questo dobbiamo considerare responsabile più Benedetto XVI che Bergoglio. Lo dico per gli amici, vulnus significa una ferita. Ecco, quindi, la rinunzia arbitraria all'esercizio dell'autorità sacra del Romano Pontefice rappresenta un gravissimo vulnus al papato, e di questo dobbiamo considerare responsabile più Benedetto XVI che Bergoglio. La prima domanda è questa: secondo voi questa affermazione è vera e, nel caso di risposta affermativa, perché Papa Benedetto avrebbe maggiori responsabilità rispetto a Bergoglio e soprattutto quali responsabilità? Don Curzio, a lei la risposta. Penso che occorra distinguere. La rinuncia al papato è lecita. Di per sé un papa può rinunciare al papato se ci sono motivi seri. Ora, sembrerebbe che Benedetto XVI abbia rinunciato soprattutto dopo il fatto che il Vaticano e lo IOR non potevano per una settimana intera ricevere flussi di denaro né emetterli, quindi la Santa Sede non poteva finanziare le missioni, tutte le parrocchie, gli hanno bloccato completamente i conti. Quando Benedetto XVI ha annunziato le dimissioni, hanno sbloccato i conti. Quindi c'è stato senz'altro il complotto della cosiddetta mafia di San Gallo, come ha detto il Cardinal Daniels. Mi sembra però che il fatto scatenante, prossimamente la rinuncia di Benedetto XVI, sia stato questo, molto molto grave, perché le missioni non ricevevano più e non potevano ricevere soldi dalla Santa Sede, sino a che era evidente Benedetto XVI non avesse dato le dimissioni. Quindi, più che rinuncia arbitraria, mi sembrerebbe di dover dire che ciò che è stato arbitrario, e c'è stato in Benedetto XVI, è stata l'invenzione del Papa Emerito, figura che non esiste. Mentre il Papa che dà le dimissioni è una figura storicamente esistita nella storia della Chiesa, ce ne sono stati 4-5, e è prevista dal codice di diritto canonico, dalla teologia, la figura del Papa Emerito non esiste. Tutti i papi che hanno dato le dimissioni, si conosce San Celestino V, sono tornati a fare i cardinali, ma non il Papa Emerito. Lui invece purtroppo ha inventato questa figura, Papa Emerito, vuol dire: io do le dimissioni, non sono più il Papa in atto, non governo più io la Chiesa, però sono Papa in pensione, come nel 1966 Paolo VI inventò la figura del Vescovo Emerito. Il Vescovo è un successore degli Apostoli, per istituzione divina è colui che governa la sua diocesi e quindi rimane in atto il capo, il pastore, sottomesso al sommo pontefice, il pastore della sua diocesi. Purtroppo nel 1966 fu inventata questa figura del tutto nuova del vescovo emerito. A 75 anni il vescovo va in pensione come un professore, come qualsiasi impiegato, quasi non sia più un successore degli apostoli, e diventa emerito,
un pensionato qualsiasi. E adesso dal vescovo siamo passati al Papa, e questo per la teologia di Ratzinger, del giovane Ratzinger, che è stato un teologo molto convinto riguardo alla collegialità dei vescovi. Equiparava nelle discussioni conciliari il potere dell'episcopato a quello del sommo pontefice. E invece per la teologia cattolica il Papa ha più potere di tutti i vescovi da soli messi assieme. E allora ecco che poi lui, dalla collegialità dei vescovi, in pratica qui, e l'ha capito anche Monsignor Viganò, lo ha detto esplicitamente, stiamo passando a una specie di papato collegiale. Qualcheduno, quando Bergoglio si è sentito poco bene, si è parlato di operazione, parlava di dimissioni, quindi di tre papi, di cui due emeriti e uno in atto. Quindi ecco, mi sembrerebbe di dover fare questa precisazione. Per il resto sono pienamente d'accordo. Bene, professor Lamendola, a lei. Al di là dell'aspetto canonistico e anche dell'aspetto amministrativo che riguarda l'amministrazione della Chiesa, io andrei dritto al punto. Il punto è che per qualunque cristiano, a maggior ragione per il vicario di Cristo, il modello è Gesù. Gesù non è sceso dalla croce. Questo significa che anche se esiste teoricamente la possibilità delle dimissioni, peraltro da sei secoli, la cosa, da più di sei secoli, nei tempi di Celestino V, quindi da otto secoli, la cosa non si era più verificata, anche se giuridicamente le dimissioni di Benedetto sono lecite, sono state lecite, io ritengo che moralmente non lo siano. Anche perché è evidente era evidente già allora quale fosse la manovra in atto, cioè che queste dimissioni avrebbero spianato la strada a una ulteriore accelerazione di quel processo di destrutturazione della Chiesa cattolica, soprattutto della dottrina cattolica, che già era in atto da tempo. E qui purtroppo, dico purtroppo con riferimento a quelli che si ostinano a descrivere pontificato di Benedetto XVI come un momento ancora in qualche modo felice, contrapponendolo al momento oscuro di Bergoglio, emerge quello che invece io ritengo sempre ritenuto, cioè che lo strappo irreparabile nella Chiesa si verifica col Concilio Vaticano II, o meglio esplode col Concilio Vaticano II. I papi successivi al Concilio, compreso Ratzinger, che da giovane ha partecipato al concilio tra i progressisti, non dimentichiamolo mai, e ha personalmente contribuito alla redazione di alcuni documenti conciliari, e non ha mai, non dico rinnegato quella fase, ma addirittura si è fatto sostenitore di una improbabile ermeneutica della continuità, cercando, arrampicandosi sugli specchi, di dimostrare che in fondo sì, c'era stato un rinnovamento, però questo rinnovamento non aveva cambiato sostanzialmente nulla o quasi nulla. Invece poco fa abbiamo sentito Don Curzio ricordarci giustamente che già l'invenzione di Paolo VI nel 66, quindi subito dopo il concilio, della figura del vescovo emerito, opera una discontinuità che non è solo di tipo giuridico, canonistico, è anche di tipo sostanziale e dottrinale, direi. Perché come non si può cessare di essere apostoli di Cristo, il vescovo è il successore degli apostoli, così non si può cessare di essere il capo degli apostoli. Quindi noi vediamo anche da questo che c'è una continuità tra Benedetto e Bergoglio, ma questa continuità incomincia dal concilio, nella linea di rottura con la dottrina, con la tradizione, con la liturgia naturalmente, dove la cosa è stata più evidente fin dall'inizio. Ricordiamo la rivoluzione liturgica, no? Di cui si è occupato l'arcivescovo massone Annibale Bugnini. E questa rottura parte quindi dal concilio e continua ancora oggi. Bergoglio non sta facendo altro che portarla
al limite estremo di, diciamo, di tollerabilità, però in qualche modo dobbiamo anche essere di grati, tra virgolette, perché sta rendendo le cose talmente chiare che ormai soltanto chi è cieco o in malafede non le può, non le vuole vedere. Concludendo, l'arcivescovo di Gano ha ragione, secondo me, di dire che il momento di confusione che stiamo vivendo è imputabile non solo a Bergoglio, ma anche, o nel caso delle dimissioni, soprattutto a Benedetto, perché era evidente già allora che ci sarebbe stato un attacco al cuore della dottrina, con un danno gravissimo per le anime. La ragione d'essere della Chiesa è questa e non altra: la salute e la salvezza delle anime. Quindi un Papa che si dimette per ragioni finanziarie, di ricatto finanziario, è un Papa che dà la prevalenza all'aspetto materiale sull'aspetto spirituale della Chiesa e della sua specifica funzione. Di qui all'atteggiamento di Bergoglio, che trasforma la sua funzione di Papa in un piazzista delle multinazionali del farmaco e dice che i credenti hanno l'obbligo di vaccinarsi, c'è una perfetta continuità purtroppo, e cioè la Chiesa ha smesso di occuparsi delle cose dello spirito, delle cose dell'anima, delle cose di Gesù Cristo, e ha deciso di occuparsi di ONU, OMS, salute, ambiente, migranti e quant'altro. E questa rottura non la fa Bergoglio, comincia molto prima. Anche perché poi, essendo il Papa e avendo gli occhi di tutto il mondo puntati su di lui, avrebbe, invece di dare le dimissioni, avrebbe potuto lanciare veramente un appello al mondo se fosse stato sotto ricatto, anche se queste sono cose molto delicate, facile per ne parlarne a posteriori. Ecco, a proposito di Papa Benedetto, vorrei sentire la vostra opinione su alcune parole che fanno parte di un discorso Urbi et Orbi del Natale 2005. E le ho pubblicate anche di recente sul canale perché mi hanno veramente sconcertato a riascoltare questo. Vi leggo le parole. Uomo moderno, adulto, eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, lasciati prendere per mano dal bambino di Betlemme. Non temere, fidati di lui. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nella edificazione di un nuovo ordine mondiale, fondato sui giusti rapporti etici ed economici. Il suo amore guidi i popoli e ne rischiari la comune coscienza di essere famiglia, chiamata a costruire rapporti di fiducia e di vicendevole sostegno. L'umanità unita potrà affrontare i tanti e preoccupanti problemi del momento presente, dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante povertà in cui vivono milioni di esseri umani, dalla proliferazione delle armi alle pandemie e al degrado ambientale che pone a rischio il futuro del pianeta. Io sono rimasto veramente sconcertato. Perché? Perché queste parole mi hanno veramente, alla luce di quanto sta accadendo, fatto sorgere molti dubbi. E tra l'altro ho riascoltato ultimamente, anche questa la pubblicherò credo oggi sul canale, una dichiarazione di Tremonti di alcuni anni fa, dove Tremonti diceva: ci sarà una trasformazione radicale nel capitalismo e verranno anche iniettate delle sostanze nel nostro corpo. E questo anni fa. Allora io mi chiedo, tornando alle parole di Papa Benedetto, 2005, Natale 2005, quindi Natale non è un angelus comune, cioè l'angelo, cioè il giorno di Natale, il messaggio Urbi et Orbi, nomina la pandemia, chiede di pregare Gesù per favorire la costruzione di un nuovo ordine mondiale, rischio ambientale per il pianeta. E questi sono temi che vengono a compimento proprio nella prospettiva bergogliana, che sono strettamente legati al nuovo umanesimo, al forum di Davos di questi giorni, ce ne hanno dato la conferma. E allora io mi chiedo, 2005, nuovo ordine mondiale, pandemia, rischio ambientale per il paese, e per il pianeta,
e praticamente fratellanza universale. È una coincidenza o sapeva qualcosa secondo voi, Papa Benedetto? Questa volta invito il professor Lamendola a parlare per primo. Pensare che sia una coincidenza è veramente, sarebbe veramente un tentativo disperato di negare l'evidenza. È chiaro che nelle alte sfere della politica, della finanza e della Chiesa, perché? Per via della massoneria ecclesiastica. La Chiesa è da molto tempo profondamente infiltrata dalla massoneria, anzi negli ultimi decenni si può dire che la massoneria ha preso il controllo della Chiesa. Nelle alte sfere si sapeva tutto quello che sarebbe successo per la semplice ragione che era già allo studio, era già in preparazione. Abbiamo tante testimonianze di ciò. È possibile mettere insieme una serie di fatti, si va da certi fumetti a certi film, a certi discorsi pubblici, nelle più svariate circostanze e occasioni, agli stessi esperimenti su una pandemia ipotetica tenuti a spese di Bill Gates anni fa, tutto indica che quello che sta avvenendo era stato da tempo predisposto, quindi che c'è una cabina di regia che sta realizzando il Great Reset secondo gli schemi ideologici e pratici del nuovo ordine mondiale. Scusi, professor Lamendola, scusi se la interrompo. Ma allora perché, se è come dice lei, lo avrebbero costretto poi alle dimissioni, Papa Benedetto? Perché? Probabilmente perché opponeva un minimo, non dico di resistenza, non era abbastanza pronto e sollecito. Non dimentichiamo che Bergoglio avrebbe dovuto essere eletto nel 2005, nel conclave del 2005, dopo la morte di Giovanni Paolo II. Questo non è accaduto per pochi voti, quindi diciamo che l'elezione di Benedetto, che comunque era passato su posizioni apparentemente più tradizionaliste, credo che quello che non gli è mai stato perdonato sia stato il motto proprio che autorizzerebbe la celebrazione della messa ad Aetus Ordo, Summorum Pontificum. Infatti la prima cosa che ha fatto Bergoglio quando ha commissariato con un vero e proprio colpo di Stato i Francescani dell'Immacolata, l'ordine più bello, più fiorente di vocazioni che avesse la Chiesa Cattolica a pochi mesi dalla sua elezione, è stata la proibizione illegale, credo, non sono un canonista, forse Don Curzio potrà chiarire meglio questa cosa, illegalmente ha proibito loro la celebrazione della messa tridentina, messa Aetus Ordo, la messa dei nostri nonni, la messa che è stata la messa dei cattolici per quattro secoli. Allora, probabilmente i fautori, i signori, i padroni universali, quelli che Giulietto Chiesa chiamava i padroni universali, erano e sono, lo vediamo adesso, estremamente impazienti. I loro piani erano predisposti da tempo. C'era bisogno di un Papa che non soltanto assecondasse, ma in certi casi addirittura anticipasse le mosse del nuovo ordine mondiale. Per esempio, abbiamo visto che durante il cosiddetto lockdown sanitario, in molti casi i vescovi e il Papa stesso hanno anticipato, hanno prevenuto le richieste da parte dello Stato di sospensione delle messe, perfino la messa di Pasqua, di sospensione della celebrazione dei riti e anche dei sacramenti. No? Abbiamo visto in un'intervista Marco Tosati ha detto di conoscere per certo, e chissà quanti casi come questo, proprio commentando l'ultimo documento di Monsignor Viganò, ha detto di conoscere personalmente il caso di un sacerdote che si è rifiutato di dare l'estrema unzione a un malato in un ospedale di Roma, se ricordo bene. Mi sembra che fosse legato a Padre Pio, a San Giovanni Rotondo. Comunque, bravo, San Giovanni Rotondo. Sì, esattamente. La cosa è ancora più, dal punto di vista simbolico, ma ancora più impressionante. Inquietante, sì. E quindi, finestra di Overton, questi signori hanno voluto preparare il terreno, quindi queste parole non sono scivolate per caso, non è che improvvisamente alcuni personaggi si sono fatti sfuggire di bocca. Dovevano costruire progressivamente con la tecnica della finestra di Overton, o se vogliamo dire in termini più semplici della rana bollita,
quel clima per cui, psicologico, per cui quando poi si fosse passati alla fase operativa, che è scattata nel marzo scorso, febbraio-marzo scorso, la gente in un certo senso sarebbe stata più pronta, come infatti è stato, a subire, ad accettare, addirittura a consentire a una serie di limitazioni della propria libertà e di invasioni nella sfera delle proprie decisioni più intime, come quella relativa alle terapie che una persona, ai termini della Costituzione, è libera di fare o non fare, per quello che riguarda la tutela della propria salute, era necessario preparare un po' alla volta. Quello comunque che colpisce nelle parole di Benedetto Sì, che lei, così Cosimo, ha sentiamo anche ricordato Don poco fa, Curzio, così sentiamo anche Don è quello Curzio. che colpisce soprattutto è che, a eccezione di certi toni, di un certo linguaggio, di un certo modo, di un certo stile, il contenuto è perfettamente in linea con le ultime uscite, anche documenti, tra virgolette, ufficiali, in particolare Fratelli Tutti di Bergoglio. È perfettamente in linea, cioè anche qui abbiamo un'assoluta centralità dei problemi umani, politici, ecologici, sociali. Abbiamo un silenzio o un semisilenzio su tutto ciò che potrebbe creare divisione, come ama dire il signor Bergoglio, quindi i temi etici, l'aborto, l'eutanasia, silenzio assoluto. C'è questa generica fratellanza umana da perseguire come fosse il bene supremo. E anche se si parla in termini un po' enfatici, un po' zuccherosi del bambino da cui dobbiamo lasciarci prendere con mano, la verità è che qui di Gesù Cristo, il quale dice: io sono la via, la verità e la vita, e andate, battezzate, e chi crederà sarà salvo, e chi non crederà sarà condannato. Ecco, di questo non c'è assolutamente Sì, dubbio. anche perché le parole sono impressionanti come continuità, perché ricordiamo che Bergoglio a Natale ha parlato di una nuova luce riferendosi al farmaco che vogliono imporci e le parole di Benedetto sono esattamente queste. Lasciati prendere per mano dal bambino di Betlemme, figlia di lui, la forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione del nuovo ordine mondiale, fondato su giusti rapporti etici ed economici. È proprio una continuità impressionante. Allora, Don Curzio, che mi dice, secondo lei, ribadisco la domanda, in questo discorso importantissimo, voglio dire, del giorno di Natale, pandemia, nuovo ordine mondiale, rischio ambientale per il paese, accoglienza. È una coincidenza, Don Curzio. È difficile che ci sia una coincidenza, davvero sarebbe molto molto strano. C'è un piano perché Benedetto XVI, ma già Giovanni Paolo II, aveva già parlato Giovanni Paolo II di un nuovo ordine mondiale. Benedetto XVI ha parlato anche di un'unica banca mondiale. E lo stesso Giovanni Paolo II nell'86 ha indetto le giornate di Assisi. L'ha rinnovata nel 96 e poi nel 2006 l'ha rifatta Benedetto XVI. Quindi, giustamente, come dice il professor Lamendola, la questione modernista è scoppiata nel 62 all'apertura del Concilio Vaticano II con Giovanni XXIII. Ratzinger allora aveva 38-39 anni, era un giovane teologo molto modernista e progressista, che ha portato avanti la linea della nuova teologia. Bergoglio non fa, e lui l'ha detto sempre, io non invento nulla di nuovo, vado soltanto un po' più veloce, perché motus in fine velocior. Se io getto un sasso, i primi metri ha una certa velocità, 10 all'ora, dopo 100 metri andrà a 100 all'ora. Io arrivo 50 anni dopo Giovanni XXIII, è normale che io vada più veloce, non perché sono io, perché il sasso ha già percorso 50 anni. Quindi Bergoglio viene dopo Benedetto XVI, ma Benedetto XVI, in un certo senso, dottrinalmente più profondo, più nascosto, più pericoloso di Bergoglio. Gli errori di Bergoglio, che lui dice apertamente, suscitando una certa reazione, Benedetto XVI li propinava più nascostamente, addormentando.
Per esempio, lui ha parlato sempre, come diceva il professor Lamendola, di ermeneutica della continuità. Monsignor Gherardini gli ha scritto dei libri, glieli ha anche fatti pervenire con prefazione di vescovi, parlando di continuità sempre affermata, mai provata. Ne ha parlato dal 2005 sino al 2013 di questa famosa continuità, ma non l'ha mai dimostrato in cosa consistesse, perché la rottura tra tradizione apostolica e dottrina del Vaticano II è evidente. E allora ecco che Benedetto XVI, in un certo senso, sì, è più responsabile di Bergoglio, io direi, non tanto per le dimissioni. Certo, c'è una gravità in questo, però la teologia di Benedetto XVI è una teologia modernistica, quindi anche se non avesse dato le dimissioni, forse avrebbe fatto ancora più danni, perché lui addormentava e l'errore nascosto è più pericoloso. Bergoglio invece ha svegliato le coscienze, ha detto papale papale, come la pensa la nuova teologia, il nuovo ordine mondiale, il globalismo clericale e laico, e quindi ha suscitato una reazione. Per il resto siamo perfettamente d'accordo. Allora, certo, stavo riflettendo sul fatto che un sacerdote che per paura si rifiuta di portare a un moribondo il sacramento, cioè non, veramente sembra un mondo impazzito questo qui, un mondo impazzito, e si vede proprio come tanti sacerdoti, che adesso le generalizzazioni sono sempre sbagliate, sempre, però c'è un numero vastissimo di sacerdoti che antepone la paura del virus, i comitati degli immunologi alla fede. Questo veramente è qualcosa di veramente drammatico, perché ci fa vedere anche come proprio a partire da, paradossalmente, da un papa ateo, che non è un papa forse, non lo so, adesso poi mi direte voi, tutto questo si riflette in una piramide fino alla base della piramide. Ecco, a proposito, ci sono molti dubbi sulla elezione di Bergoglio, Papa Francesco, sia perché la sua elezione potrebbe essere stata decisa in anticipo da parte di questo gruppo di prelati che si era autodefinito la mafia di San Gallo, sia anche per una serie di procedure, non entro nel merito perché sennò diventerebbe noiosa poi, ma una serie di procedure che pare proprio che abbiano trasgredito quanto è previsto dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, che fu promulgata da Giovanni Paolo II nel 1996. Ecco, tutte queste irregolarità, secondo alcune interpretazioni, avrebbero resa non valida l'elezione di Bergoglio. A questo punto, secondo voi, Bergoglio è il Papa o il titolo spetta ancora a Papa Benedetto, nonostante poi le sue dimissioni? Quindi in una situazione ingarbugliata di confusione totale. Don Curzio, mi dica. Chi l'ha ingarbugliata è stato proprio Benedetto in quello, con la figura del Papa Emerito. Lui ha dato le dimissioni, cosa su cui si può discutere, come giustamente dice il professor Lamendola, ma il fatto ancora più grave delle dimissioni, che sono gravi, il fatto gravissimo, è questa figura che non esiste del Papa Emerito. L'ha inventata totalmente lui, creando quasi un mostro, due teste nello stesso corpo della Chiesa, cosa che non era mai successa, perché c'era un papa, un antipapa, anche due antipapi, però erano antipapi. Adesso noi abbiamo un papa e un papa emerito. Per quanto riguarda l'invalidità, vede, se, siccome la Chiesa è una società, la Chiesa l'ha fondata Gesù Cristo, ha un elemento divino, la causa efficiente, chi l'ha fondata è Gesù, Dio. Il fine porta in paradiso, è soprannaturale. I mezzi di cui Gesù ha fornito la Chiesa i sacramenti, il magistero, l'insegnamento,
e la giurisdizione sono divini, però gli uomini che la dirigono sono uomini, umani, e quindi sono soggetti a tutti i difetti e alle qualità degli uomini. Gli uomini possono essere santi, possono essere peccatori, per cui sia i fedeli cristiani, sia i pastori, vescovi, papa compreso, possono essere o santi o peccatori. Noi ci troviamo dal Vaticano II sino ad oggi di fronte a una serie di vescovi e papi che purtroppo non hanno professato la dottrina cattolica, anzi hanno stravolto la dottrina cattolica tradizionale. Ora, se in un conclave avvenissero delle irregolarità, per esempio San Pio X promulgò una costituzione apostolica, mi sembra che si chiamasse sede vacante, nel 1904, subito dopo essere stato eletto, in cui diceva: anche se un papa fosse simoniaco, avesse comprato la elezione, come fece poi Alessandro VI Borgia, questo è storico, ebbene, si reputava prima che questo papa non fosse papa, l'elezione fosse invalida, invece no. Se è stato accettato poi dai cardinali, se non è stata contestata dai vescovi, la Chiesa ha accettato questa elezione, ebbene, c'è una sanatio in radice, proprio perché la Chiesa ha anche questo aspetto di società visibile. Non è soltanto un corpo mistico, soprannaturale, è anche una società visibile che deve governare degli uomini. Gli uomini hanno bisogno di un'autorità che si deve vedere. È per quello che Sant'Agostino diceva: ubi Petrus, ibi Ecclesia. Dove sta la Chiesa? La Chiesa si deve vedere, non è una Chiesa pneumatica. Per cui non si può dire come i donatisti che la Chiesa sta dove c'è la santità, io la santità non la vedo. La Chiesa sta dove c'è il Papa. Adesso chi è colui che dice l'Angelus? Chi è che canonizza? Chi è che celebra la messa papale? Purtroppo è Bergoglio. Se la celebrasse Ratzinger non cambierebbe sostanzialmente nulla. Sono differenze accidentali, come un'auto che va a 150, una che va a 180. Sono la stessa cosa sostanzialmente. C'è una differenza accidentale. Per cui, secondo me, come dice giustamente Monsignor Viganò, per quanto riguarda il dubbio chi sia il Papa, Francesco o Benedetto, lasciar cadere, sospendere il giudizio e andare avanti, fare i bravi cristiani cattolici, senza pretendere di poter risolvere quella che è una questione molto molto intricata. Ecco, mi sembra bene, che... professor Lamendola. Ma io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto, con tanta chiarezza, con tanta pacatezza, con tanta saggezza, Monsignor Nicola. Noi abbiamo un problema nel problema. Il problema è che dal Concilio Vaticano II in poi la Chiesa è uscita dai binari e tutti i papi, da Giovanni XXIII compreso in poi, si sono resi responsabili di questa strisciante e sottile apostasia. Cioè hanno la responsabilità gravissima di aver portato pian pianino i fedeli in buona fede, le pecorelle del gregge, fuori e lontano dalla parola di Cristo e dalla intenzione con cui Cristo ha fondato la Chiesa stessa. Il problema nel problema è che con Bergoglio, sia per le dimissioni controverse di Benedetto, sia per le circostanze del conclave che ha eletto Bergoglio, la mafia di San Gallo, la testimonianza del cardinale Danels, una serie di irregolarità procedurali durante l'elezione stessa, il fatto stesso di cui vedo che non si parla mai, che Bergoglio è un gesuita, non può essere papa, non può essere papa, per questo motivo non c'è mai stato un gesuita papa, perché i gesuiti nascono come le truppe scelte del papa. Ora, se i pretoriani eleggono il loro comandante imperatore, è evidente che c'è qualcosa che non va, perché la loro funzione non è quella di fare gli imperatori, è quella di spalleggiare gli imperatori, i papi nella nostra metafora. Però sono d'accordissimo con quello che ha detto adesso Don Curzio, che dobbiamo sospendere le sterili discussioni e diatribe su chi sia il vero papa. Ripeto,
mi fanno un po' sorridere quelli che si ostinano ad aggrapparsi sulla favola bella di un Benedetto XVI perfettamente ortodosso, vero Papa, e lo contrappongono all'eretico Bergoglio. E arrivano fino a dire che andare alla Santa Messa e accostarsi ai sacramenti in una cum Papa Francesco è un sacrilegio, una cosa sbagliatissima, addirittura sarebbe un sacrilegio, perché costoro aumentano la confusione, la sofferenza, il dolore che provano tante, il turbamento che provano tante anime. Questa è una questione da sospendere, perché innanzitutto non è possibile allo stato attuale delle cose, alla luce di quello che conosciamo di certo, non è possibile dire in maniera univoca e definitiva se sono state legittime le dimissioni di Benedetto, se è stata legittima, io personalmente ritengo di no, ad esempio, però andrei molto cauto nel dire che chi opina diversamente è completamente in errore. Se è stata legittima dal punto di vista formale, attenzione, formale, l'elezione di Bergoglio. Il vero problema è l'apostasia della Chiesa, che parte dal 1962, anzi dal 1958, dalla morte di Pio XII. Allora, cosa fare? Questo è il vero problema. Cosa fare di fronte a questa situazione? Che è qualcosa di surreale, di allucinante, cioè i cattolici, dopo 50 anni di lento indottrinamento e lento addormentamento, sono d'accordissimo su quello che è stato detto su Benedetto come addormentatore, si sono resi conto, alcuni di essi, ancora una minoranza, si sono resi conto di essere fuori dalla vera Chiesa. E adesso Bergoglio lo sta dicendo apertamente. Ripeto, di questo dobbiamo in un certo senso ringraziarlo. Non so se questo era per caso oggetto di una prossima domanda, nel qual caso rimando. L'affermazione che ha fatto recentissimamente Bergoglio, io lo chiamo signor Bergoglio appunto perché ho la convinzione che lui non sia papa, però raccolgo l'invito di Don Curzio a non fare di ciò una questione divisiva, perché in effetti non è questo il punto vero della questione. La sua affermazione è che chi non accetta in toto il Vaticano II è fuori dalla Chiesa. Per caso volevi parlarne dopo? Perché Sì, sennò. dopo, no, per Ecco, la perfetto. cortesia proprio, perché questo qui volevo concludere, se ce la facciamo con questa domanda, perché è la più recente, tra l'altro, adesso, anche per non mettere troppa carne al fuoco e procedere con un certo ordine. Però colgo lo stimolo che lei ha dato, professor Lamendola, perché questo è un altro punto importante del discorso dell'una cum, perché c'è chi sostiene perfino che si spalancano le porte dell'inferno per chi prende i sacramenti adesso. E quindi ci sono centinaia di persone che non evitano proprio il contatto con i sacramenti. E lei mi ha dato, cioè, ha fatto un'affermazione che ha dei risvolti fortissimi. Io, tra l'altro, invito, adesso lo dico a tutti quelli perché il decimo toro ha un'utenza molto variegata. Cerchiamo nei commenti di non fare le tifoserie. Quando dite i vostri ragionamenti, la vostra critica civile a quello che dico io, a quello che dicono anche i miei ospiti, appena c'è lo spirito di tifoseria, ossia lo spirito integralista, che ha già una verità preconfezionata, chiuso al dialogo e tende prepotentemente ad affermare quella verità come dogma assoluto, io non li pubblicherò questi commenti. Quindi ve lo dico anticipatamente, perché nonostante io ho sempre giocato allo scoperto, ho sempre detto che non sono cattolico, pur chi segue il video lo sa, anzi moltissimi mi dicono: ma lei è più cattolico di me, ma lei è più cattolico di me. Ho anche anzi ne approfitto per pubblicizzarlo, un canale dei miei allievi dove si recita ogni mercoledì il rosario in latino e ha più di 200 iscritti, tra l'altro, questo canale. Quindi ho giocato sempre a carte scoperte e con il mio profondissimo rispetto per tutta la storia della Chiesa Cattolica sotto tutti gli aspetti. E quindi ecco, queste non sono questioni dove ci si mette ad urlare, non si può urlare su queste persone, anche perché
una persona che porta l'abito come Don Curzio, a mio modesto parere, dovrebbe manifestare anche un comportamento che non è solo forma, perché tante volte la forma è anche contenuto. Non è vero in tutti i casi che l'abito non fa il monaco, no, a volte l'abito lo fa proprio il monaco, e anche il modo di comportarsi, il tipo di aggressività che si usa, le frasi che si utilizzano dove si sconfina, invece di approfondire un discorso teologico e spirituale, si attacca alla persona. Queste sono delle scorrettezze immense che bisogna assolutamente evitare. Comunque, Don Curzio, ci tenevo proprio su questo fatto. Va all'inferno chi si comunica o chi prende i sacramenti adesso? Allora, innanzitutto non sono monsignore, non sono così cattivo, sono soltanto un prete. Ho detto monsignore? No, il professor Lamendola mi ha promosso il campo monsignore. Vabbè, come diceva Totò, lo diventerà. Scusi. Sarebbe segno brutto. Poi un'altra cosa, quando si parla, purtroppo tendiamo a dire la Chiesa, non è la Chiesa, sono gli uomini di Chiesa, che bisogna distinguere sempre tra Chiesa che è divina nella sua natura, essenza, fondata da Gesù come mezzo di salvezza, arca della salvezza, la quale mediante i sacramenti ci dà la grazia. I sacramenti sono il canale principale della grazia. Come ricevo io la grazia, il Catechismo di San Pio X, tramite i sacramenti, che sono il canale principale. Canale secondario è la preghiera. Per cui l'uomo principalmente, come va in paradiso nel Nuovo Testamento? Grazie ai sacramenti. Battesimo, poi, qualora cadesse nel peccato grave, confessione, e quindi si può accostare all'Eucaristia. Ora, per quanto riguarda l'una cum, vedete, io sono stato 20 anni sede vacantista, è un problema che conosco bene. Sede vacantismo è quella dottrina teologica che ha un fondamento nella realtà, la quale dice: siccome nel concilio avrebbero dovuto impegnare l'infallibilità, per esempio nella Dignitatis Humanae, perché hanno presentato la libertà delle religioni come divinamente rivelata, e in questo caso il Papa dovrebbe essere infallibile, e invece ha insegnato l'errore, era impossibile che Paolo VI, avendo promulgato la Dignitatis Humanae nel 1965, fosse Papa. Quindi, se io nel canone della Messa, nella Messa tradizionale, che è di tradizione apostolica, San Pio V l'ha resa obbligatoria per tutta la Chiesa universale, non solo a Roma, ma quella è la Chiesa, è la Messa degli Apostoli di San Pietro, è stata ritoccata l'ultima volta nel canone da San Gregorio Magno, che è morto 604 anni dopo Gesù Cristo, e poi San Pio V l'ha resa obbligatoria per tutta la Chiesa. Ebbene, se io nomino, e durante il canone della Messa si nomina il Papa e il Vescovo del luogo, quindi si prega per la Chiesa. Questa Chiesa da chi è rappresentata normalmente? Chi è il capo della Chiesa universale e il capo della mia diocesi? E il capo della Chiesa universale oggi apparentemente è Francesco. Ebbene, già per i sede vacantisti nominare Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI o Francesco rende la messa gravemente peccaminosa, perché sarebbe un atto di scisma e di eresia. Si direbbe in pratica, secondo loro, nel canone della messa, che un eretico, da Paolo VI a Francesco, e la Chiesa fanno una sola cosa, perché una cum lo traducono come che fa una sola cosa con la Chiesa. Invece nel canone si prega per la Chiesa e assieme ricordiamo il capo della Chiesa, che è apparentemente Bergoglio, potrebbe essere, concediamolo pure, Benedetto XVI, e si prega per il vescovo della diocesi. Io sto a Velletri, nella mia diocesi il vescovo è Vincenzo. Ora, se io nomino il vescovo e il Papa, non significa che io accetti tutte le dottrine che professano il vescovo Vincenzo e il Papa Francesco o Benedetto. Per il sede vacantismo sì, ed è per questo uno dei motivi me ne sono andato, non sono più sede vacantista.
perché si privano i fedeli dei sacramenti della messa, anche tradizionale, con questa falsa dottrina dell'una cum, la quale poi è stata ripresa recentemente e addirittura però focalizzata solo in Francesco. Per cui se io nomino, dico una cum Francesco, rendo addirittura la messa invalida. Ma questo i sede vacantisti non lo dicono. La messa è peccaminosa perché nella liturgia io dico che la Chiesa e un eretico fanno la stessa cosa. Quindi dico che la Chiesa è eretica, il che è eretico, l'eresia la dico io. Per altre persone, invece, il fatto di dire che l'attuale pontefice è Bergoglio renderebbe invalida la messa. Ora, nel catechismo si studia un sacramento per la validità di cosa ha bisogno, materia, forma e il ministro. Un sacerdote che ha davanti a sé pane e vino, che dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, c'è la materia, la forma, c'è il ministro, consacra validamente. Anche se nomina Francesco, Benedetto, io addirittura conoscevo un vecchio prete quando ero seminarista che mi diceva la messa di San Pio V e lui, arrivato al canone, nominava Pio, perché ha detto questa è la messa antica, allora il Papa era Pio XII e io dico Pio. Io cercavo di dirgli, ma guardi, il Papa attuale non è Pio, è Giovanni Paolo, Paolo, e lui non ha niente da fare, sai, uno di quei parroci di campagna di una volta è Pio, ma non è che la messa fosse invalida o peccaminosa, per cui privare in un momento come questo, in cui il diavolo è scatenato, io confesso da 40 anni, vedo che le persone sono tentate fortissimamente, soprattutto quando si mettono a pregare. Parecchi dicono, guardi, io mi metto a pregare e mi vengono delle forti tentazioni contro la fede, contro varie virtù. Come mai? E beh, c'è un'azione del diavolo che è scatenato. Perché? Perché sa che gli è rimasto poco tempo. Oramai stanno arrivando alla fine, per cui più anime si porta all'inferno adesso, meglio è. Perché tra poco interverrà Dio e lui non potrà più nuocere così fortemente alle anime. Avrà sempre un certo potere, ma non il potere... Adesso è stato scatenato, è stato sciolto dalla catena. Con la morte di Gesù il diavolo è stato messo in catena. Col Concilio Vaticano II questa catena è stata sciolta. È un cane libero, sciolto, che morde, che fa male. Oggi stiamo in questa situazione. Quindi proibire ai fedeli di andare anche alla messa tradizionale perché il sacerdote ritiene che il Papa sia Francesco e non Benedetto? No, proprio no. Oppure proibire di andare alla messa tradizionale perché il sacerdote non è sede vacantista, reputa che Benedetto o Francesco, pur essendo modernisti, siano stati eletti papi, pessimi papi, ma papi, e lì non si può dar colpa al fedele dell'errore di Benedetto o di Francesco. Quindi non posso dire al fedele tu non ti confessi, tu non vai a messa, perché quel prete è una cum. Se tu vai a confessarti da quello, fai un peccato mortale, no? Allora io lo metto davvero in una condizione molto pericolosa per la sua anima, perché questo non può più ricorrere alla confessione e alla comunione, che sono i due sacramenti con i quali Don Bosco ha tolto tanti delinquenti dalle strade e li ha messi sulla via della santità. Tutto qui. Bene. Prossima domanda. E anche qui si lega strettamente, tra l'altro, a quello che avete detto voi, è una sorta di assist, l'analisi che avete fatto. E anche in questa domanda io sottolineo, che l'utenza è molto variegata nel decimo, molto, 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 perché i miei video spaziano. E sottolineo quello che ho detto prima. La tifoseria non va fatta su queste cose. Qui non si tratta di credere o non credere, si tratta di buon senso su questioni così delicate che in un momento di fragilità collettiva, dove le persone vivono una sorta di ipnosi, respirano dalla mattina alla sera anidride carbonica, perfino i bambini sono disorientati, hanno paura gli uni degli altri, non è il momento di urlare. Non è il momento della tifoseria, è il momento di ragionare tenendo presente, come già ho detto in un video, che poi ho visto che hanno pubblicato in un sito, adesso non mi ricordo quale, tradizionalista, che
la teologia non è una scienza esatta. E quindi, voglio dire, anche di questo bisogna tener conto. Io poi mi illudo sempre in un possibile unità dei cristiani, ma che non vuol dire la pensiamo tutti allo stesso modo e ci rincontriamo tutti su dei dettami teologici comuni. No, non è questo. Però almeno un'unità, dal momento che si legge il Vangelo, che si rifà l'insegnamento di Gesù, e c'è il nemico veramente scatenato, le forze oscure ha ragione, cioè proprio chi non le vuol vedere queste cose adesso. È solo chi non le vuol vedere che non le vede. E quindi passo alla prossima domanda, delicatissima anche questa. Scrive l'arcivescovo Viganò: San Tommaso considera la resistenza al tiranno e il regicidio come moralmente leciti in certi casi, così come è lecita e doverosa la disobbedienza all'autorità dei prelati che abusano del proprio potere. Poi c'è un altro, salto un pezzo perché è molto lunga la lettera, e raccordo quello che stavo dicendo. L'infedeltà di chi è costituito in autorità, pur non essendo giudicabile dai sudditi, non per questo è meno colpevole, né può pretendere obbedienza a ordini illegittimi o immorali. Così, se non sta ai sudditi mettere a morte il Papa per eresia, possiamo riconoscere un Papa come eretico e, in quanto tale, rifiutarci, caso per caso, di prestargli l'obbedienza a cui altrimenti avrebbe diritto. Come vedete, ecco, Monsignor... scusate, arcivescovo Viganò, che è molto attento a quello che scrive, non è che scrive così parole a casaccio, scrive qui: possiamo riconoscere un Papa come eretico e in quanto tale rifiutarci caso per caso. Le generalizzazioni sono sempre sbagliate, bisogna sempre vedere il contesto di chi stiamo parlando e di cosa stiamo parlando. E adesso la domanda: secondo voi, questa è una domanda difficilissima rispondere, non vorrei essere al posto vostro adesso. Quando inizia ad essere lecita la disubbidienza all'autorità e fino a che punto può spingersi questa disubbidienza? E io dico, Martin Lutero, ad esempio, lui ritenne giusto che disubbidire al Papa provocando quello che sappiamo, forse il più grande scisma, non so tra questo e quello che era del 1054, il grande scisma. E quello di Lutero però ha accelerato vorticosamente il processo che ha dato luogo alla modernità, fino a quello che io definisco personalmente il modernismo estremo di Bergoglio. Quindi, disubbidendo, Martin Lutero è stato proprio la valanga che ha iniziato dalla cima della montagna e piano piano è arrivata a Bergoglio, a questo disastro, a questa catastrofe. E quindi, ecco, secondo voi, quando inizia a essere lecita la disobbedienza all'autorità e fino a che punto bisogna disobbedire? E questa volta comincia Francesco Lamentola. Prego, professore. Allora, quando bisogna cominciare a disobbedire? Quando ne va della fedeltà a Gesù Cristo e dell'amore alla Chiesa. Sulla fedeltà a Gesù Cristo non credo ci siano dubbi. Quindi, per esempio, quando Bergoglio dice che è un dovere morale vaccinarsi, ora lasciamo perdere i discorsi di tipo strettamente medico, che poi non ci competono, sulla efficacia, sulla sicurezza di questi farmaci così frettolosamente apprestati, ma quando noi sappiamo che nella composizione di molti di essi ci sono cellule di feti umani, è evidente che prendere per buona l'esortazione, quasi l'imposizione di Bergoglio su questo tema, significa andare contro Gesù Cristo. Quindi qui non c'è il minimo dubbio che bisogna disobbedire. Il secondo elemento che mi viene in mente proprio pensando a Lutero, il quale anche a suo modo credeva di essere fedele
alla parola di Gesù nel momento in cui faceva quello che faceva. L'amore alla Chiesa, ricordando quello che ha detto giustamente Don Curzio, che la Chiesa è una realtà soprannaturale. A capo della Chiesa c'è Gesù Cristo e di essa fanno parte tutti i santi vivi attualmente e vivi nell'eternità, cioè dal nostro punto di vista defunti, comprese le anime sante del Purgatorio, per le quali San Pio da Pietrelcina aveva una speciale devozione. Quindi distinguendo gli uomini di Chiesa, che talvolta sono indegni, e la Chiesa in se stessa. Allora, l'amore alla Chiesa significa, e qui si torna inevitabilmente anche al discorso di prima, della frequenza alla Santa Messa, della frequenza ai sacramenti, che, come è stato detto giustissimamente, sono i canali della vita di grazia. Quindi un cristiano, un cattolico, che sta lontano dai sacramenti, sta lontano dalla vita di grazia, e quindi sta lontano da Dio. E poiché la natura umana, dopo il peccato originale, è quella che è, cioè condizionata dalla concupiscenza, e perciò incline più al male che al bene, significa che l'umanità si vota alla dannazione con le sue stesse mani. Giustissimo anche quello che è stato detto sul fatto del diavolo come tentatore. In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui già a livello generale il diavolo ha ottenuto di concentrare l'attenzione delle persone su questioni di sopravvivenza o presentate come tali, fatte credere tali, e staccandole completamente dalla visione spirituale, un esempio è quello che abbiamo fatto prima, un sacerdote, un consacrato che si rifiuta di portare l'estrema unzione a un moribondo che la chiede, ebbene, in questo momento la più sottile malizia del diavolo è quella di insinuare dubbi laceranti nel cuore di quei pochi che ancora vogliono restare nella vita di grazia e hanno capito che fuori dalla vita di grazia non c'è salvezza né per l'anima né per il corpo. Ne viene prima l'anima, la prospettiva cristiana. Quando l'anima è in unione con Dio, può affrontare qualsiasi, quella persona può affrontare qualsiasi prova, anche la più dura, anche il martirio. Ecco la paura. Ecco il prete che non vuol portare l'estrema unzione. È la paura. E da cosa viene la paura? Dalla perdita della fede. E da cosa viene la perdita della fede? Dall'essersi allontanati dalla vita di grazia. Aver dato la precedenza agli aspetti materiali, in questo caso igienico-sanitari, peraltro supposti, peraltro creati ad arte da una narrazione mediatica di un certo tipo, e aver relegato come secondari l'aspetto spirituale. Per cui entrare nella chiesa e vedere la mucchina al posto dell'acqua santa, vedere il sacerdote che esordisce dicendo che bisogna stare ben distanziati, o addirittura che poggia il corpo di Cristo con guanti, pinzette e quant'altro, tutto questo ci fa capire che c'è una perdita della fede. Allora, questo clero divenuto sostanzialmente ateo, perché bisogna chiamare le cose con il loro nome, questo è il problema, un clero ateo che crede ai migranti, crede al clima, crede a Greta Thunberg, crede a tante belle cose, crede al nuovo ordine mondiale, crede alla fratellanza universale, che poi sarebbe la fratellanza massonica, crede al documento di Abu Dhabi, che, come ricordava prima Don Curzio, ha radici antiche che sono nella Dignitatis Humanae. Nella Dignitatis Humanae c'è già in nuce il documento di Abu Dhabi, perché quando si afferma, Vaticano II, Paolo VI, quando si afferma 7 dicembre 1965, che le religioni, al plurale, per il cristiano c'è una religione, le altre sono false religioni, non stanno sullo stesso piano, per l'antropologo staranno sullo stesso piano, per il cristiano no. Quando si afferma che le religioni sono tutte ugualmente ispirate da Dio, si arriva al documento di Abu Dhabi, in cui Bergoglio ha messo nero su bianco questo concetto in maniera più rozza, ma anche più chiara. E così, per fortuna, dico per fortuna, tra virgolette, almeno si capisce, chi vuol capire, capisce dove stiamo andando. Ecco, allora, il diavolo vuole creare questi dubbi. Una persona che si accosta alla messa, che si accosta all'Eucaristia, al sacrificio eucaristico,
si tortura col dubbio, ma se io so che Bergoglio non è Papa e faccio la comunione in una messa in cui è stata pronunciata la formula una cum, sì, adesso la dicono in italiano, in unione con il nostro Papa Francesco. Benissimo ha spiegato prima Don Curzio cosa vuol dire in realtà la formula in unione, che non vuol dire in unione con tutto quello che dice e fa il Papa, ma in unione di preghiera con la persona del Papa o di quello che in questo momento, a torto o a ragione, viene chiamato Papa. Ebbene, se una persona che ha bisogno, perché il credente ha bisogno dei sacramenti, come l'assetato nel deserto ha bisogno dell'acqua, altrimenti muore di sete. Ebbene, un credente che si tiene lontano dai sacramenti perché ha il dubbio lacerante, e c'è chi soffia su questi dubbi laceranti, pensando, oddio, vado all'inferno perché faccio un sacrilegio, perché non sto mangiando il corpo di Cristo, sto mangiando la mia maledizione, perché questa messa è invalida, quindi questa comunione è sacrilega. Ebbene, questo è il capolavoro del diavolo. Vogliamo dare al diavolo partita vinta anche su questo terreno? Questa sarebbe veramente la nostra fine. Ricordiamoci che la Chiesa è formata innanzitutto da Dio e dalla comunione dei santi, e che quindi non va confusa con le singole persone. Finché ci sono i sacramenti amministrati regolarmente, altro discorso è se venisse cambiata la formula nel canone della messa con cui il sacerdote consacra. Sì, scusi, professore, sì. Torniamo un po' alla domanda sulla disobbedienza, penso che se vuole. Sì, chiedo scusa, ho preso troppo tempo. Allora, non posso dire a un consacrato come si deve regolare, ovviamente, capisco che la loro situazione è diversa, è più delicata, capisco che devono tener conto di tante cose anche sul terreno pratico. Da laico mi limito a dire questo. Sono perfettamente d'accordo con Monsignor Viganò, con l'Arcivescovo Viganò, quando dice che caso per caso bisogna valutare e bisogna regolarsi. E la bussola che ho suggerito prima è questa. La fedeltà a Gesù Cristo, bisogna piacere agli uomini, bisogna piacere a Dio e non agli uomini, dice San Pietro negli Atti degli Apostoli, e l'amore per la Chiesa. Se la Chiesa in questo momento, la Chiesa visibile, la Chiesa umana, è umiliata, è deturpata, è stravolta come fosse un vaiolo, no? Che rende repellente l'aspetto di una persona, è pur sempre nostra madre. E io non abbandono mia madre, non abbandono, specialmente se è malandata, se è sprofondata nel vizio, se è disprezzata da tutti. Io le voglio più bene di prima, perché lei ha bisogno di me in questo momento, e non che io me ne vada fuori dicendo «Ah, maledetta, non ti conosco!» Ma stiamo scherzando, questa è la Chiesa nella quale siamo stati battezzati e quindi siamo entrati nella vita di grazia. Abbiamo un debito nei suoi confronti, che è anche un debito di fedeltà a Gesù Cristo. E finché le due cose potranno andare di pari passo, e io ritengo che possono, anzi che andranno sempre di pari passo, perché Gesù lo ha promesso, dove ci sono due o tre che pregano nel mio nome, lì ci sono io. E anche promesso che le porte degli inferi, eccetera, il che non vuol dire aspettare in maniera passiva, in maniera inerte, no? Ma ovviamente significa che ciascuno deve fare la sua parte. Ebbene, io penso che noi dobbiamo restare dentro la Chiesa e con la nostra conversione personale affrettare la conversione della Chiesa stessa. Io non posso convertire un altro, ma posso pregare per lui, questo sì, anzi invito tutti a pregare, a partire da Bergoglio, bisogna pregare per lui, perché quell'uomo è in una condizione spirituale gravissima e dovrà rendere conto a Dio di una colpa immensa del male che sta facendo alle anime. Però non posso, diciamo, disubbidire e nello stesso tempo pregare, disubbidire e nello stesso tempo pregare. Che l'invito in fondo che fa l'arcivescovo Viganò è un invito proprio alla disubbidienza in questo caso. Mi scusi se prima l'ho interrotta, professor Lamendo, non se ne abbia male. No, assolutamente. Bene, allora, Don Curzio, dicevo, quando è lecita la disubbidienza e fino a che punto può spingersi? Lei poi tra l'altro è un esperto teologo, quindi credo che sia proprio pane per i suoi denti. Allora, ascolta. L'autorità o è temporale o è spirituale. Se l'autorità temporale mi dà un ordine o promulga una legge che contraddice la morale naturale,
o se l'autorità spirituale, per esempio il vescovo o il papa, professasse una dottrina che contraddice o la morale o il dogma, allora in quel caso lì non si può eseguire quell'ordine. Più che disobbedienza, si tratta di non prendere in considerazione quella che non è legge ma corruzione della legge. E il problema che voi avete posto è quello del tirannicidio. Un re, un presidente della Repubblica che fa la legge che rende legale, non lecito moralmente, l'aborto. Debbo io obbedire a questa legge? No, perché non è una legge. La legge è un ordine ragionevole fatto per il bene comune dei cittadini e delle anime. Questa legge che rende legale l'omicidio, l'infanticidio, non fa il bene né dei bambini né dei grandi. Quindi io, dottore, non debbo prendere in considerazione questa legge e debbo resistere, debbo fare obiezione di coscienza. Per quanto riguarda il Papa, per quanto riguarda il Papa la stessa cosa, o il Vescovo. Se il Vescovo dovesse dirmi la contraccezione è lecita, l'aborto è lecito, puoi curarti con medicine nelle quali ci sono dei feti, eccetera, eccetera, e io in questo caso devo dire no, io non posso prendere per buono un ordine che contraddice la retta ragione, la morale naturale o divina, la fede rivelata. Quindi in questo caso qui è lecito non accettare quello che diceva Monsignor Lefebvre, disobbedienti per obbedienza. Per obbedire alla tradizione non possiamo accettare le riforme del Vaticano II, la messa nuova, per esempio, la comunione data in mano. Io dovrei eseguire questo ordine, che non è un vero e proprio ordine, non è una legge, ma corruzione della legge, e dovrei dare la comunione sulle mani. E poi il grave di questo non è il fatto che la mano sia sporca o meno, la lingua non è più pulita della mano, ma se io metto la particola sulla mano, poi i frammenti che rimangono, che contengono il corpo di Gesù, li faccio cadere per terra. Quindi c'è una mancanza di rispetto a una cosa sacra, un sacrilegio oggettivo, reale. E quindi io non posso ottemperare a questa falsa legge, a questa corruzione della legge. Mentre però per il tiranno temporale si può arrivare anche al tirannicidio, e Pio XI ci scrisse un'enciclica nel 37 per la questione messicana dicendo: guardate che voi state esagerando, conculcando la legge naturale e divina, io però prendo le difese dei cristiani messicani e ricordo che il tirannicidio è lecito. Quindi è lecito prendere anche le armi e uccidere il tiranno a certe determinate condizioni. Sarebbe troppo lungo poi qui spiegare per bene. Per quanto riguarda invece il capo, l'autorità spirituale, non è lecito il tirannicidio, perché il Papa soprattutto ha un primato di giurisdizione. Solo Gesù è superiore al Papa, nessuna autorità umana, neanche tutti i vescovi del mondo messi assieme, neanche tutto il collegio cardinalizio è superiore al Papa. Per cui può portare un giudizio logico, storico. Quello che dice Bergoglio è una eresia, ma non può portare un giudizio penale. Siccome è formalmente eretico, io lo giudico anche penalmente e lo depongo. Questo non si può fare. Quindi ecco quello che dice pure Monsignor Viganò. Non bisogna aspettare il giudizio universale per emettere un giudizio logico. Il cielo è blu, lo posso dire oggi, e questo è un giudizio vero. Altrimenti non vivo più. Dire che Bergoglio dice dell'eresia è una constatazione, però arrogarsi poi il potere giuridico di dire è formalmente eretico, quindi io lo condanno in quanto formalmente eretico e lo depongo e ce ne metto un altro al posto suo, lì c'è un abuso di potere anche da parte mia. Allora gli abusi lasciamoli a lui e non facciamoli noi. E San Tommaso mi pare che trovasse anche un po', non so se è esatto il termine, un escamotage, pregare il Signore che si riprenda la sua vita. Cioè, diventa lei lecito anche questo, mi sembra, no? per San Tommaso. Sì, siccome nessuno può giudicare il Papa, nessun uomo, ci può mettere le mani di o lo converte o se lo ritira, è quello che dice San Tommaso.
E quindi prega anche all'Unacum e si prega per questo. Signore, convertilo, illuminalo, fortificalo o ritiratelo. Tutto qui. Perfetto. Allora, penultima domanda, questa in parte già avete risposto, quindi se è possibile rispondere sinteticamente, proprio perché avete già risposto in parte, e l'ultima domanda poi ne avrete da dire, perché è un po' sull'ultima affermazione di Bergoglio relativamente al Concilio Vaticano II, quindi lì poi vi prenderete tutto il tempo che volete. Allora, scrive l'arcivescovo Viganò: l'inganno consiste nel costringere i buoni a rimanere imprigionati in nome e leggi che viceversa i cattivi usano. I cattivi sanno che noi, pur con tutti i nostri difetti, siamo religiosamente e socialmente orientati al rispetto della legge, all'ubbidienza all'autorità e all'agire con lealtà. Anche qui salto un pezzo perché sennò è troppo lungo. Nessuno di noi vuole comprendere che questa impasse si rompe semplicemente non assecondandola. Dobbiamo rifiutare di confrontarci a duello con un avversario che detta le regole a cui solo noi dobbiamo sottostare, lasciando se stesso libero di infrangerle, ignorarlo. La nostra obbedienza non ha nulla a che vedere né col servilismo pavido né con l'insubordinazione. Al contrario, essa ci consente di sospendere qualsiasi giudizio su chi sia o non sia il Papa, continuando a comportarci come buoni cattolici anche se il Papa ci deride, ci disprezza e ci scomunica. Ecco, un punto che ho trovato estremamente interessante, mi pare che prima ne aveva accennato anche il professor Lamendola, è questo: la nostra obbedienza non ha nulla a che vedere col servilismo pavido né con l'insubordinazione. Al contrario, essa ci consente di sospendere qualsiasi giudizio su chi sia o non sia il Papa, continuando a comportarci come buoni cattolici, anche se il Papa ci deride, ci disprezza e ci scomunica. Don Curzio, come interpreta queste parole? Ha perfettamente ragione, perché in medio stato virtus, tra due errori, per eccesso o per difetto, servilismo, si obbedisce per vigliaccheria anche a un ordine illecito. Uccidi, bestemmia, non andare a messa, fa l'aborto, procura l'aborto, esegui un aborto. No, non posso prenderlo in considerazione. Dall'altra c'è l'insubordinazione, quindi l'esaltazione della disobbedienza vista come rivolta contro un ordine lecito. Quella è la vera disobbedienza. In caso in cui uno si trova di fronte a un ordine illecito o immorale, non si deve parlare in senso stretto di disobbedienza, insubordinazione. È non farci caso, sospensione di giudizio. Vale a dire, di fronte a un ordine che mi dice di fare il male, io non posso prenderlo in considerazione. Se mio padre, c'è il quarto comandamento, onora il padre e la madre, però mi dice: tu adesso vai a rubare, oppure tu uccidi quel mio nemico, non andare a messa. No, in quel caso io non posso prenderlo in considerazione. Non si tratta di rivoltarmi. Scusi, pensavo avesse concluso. Siccome ha accostato l'esortazione non andare a messa con fa l'aborto, secondo lei hanno la stessa gravità queste due affermazioni? Beh, il peccato di omicidio è più grave di mancare la messa il giorno di festa comandata. È sempre un peccato mortale. Se io non vado a messa il giorno di festa comandata, commetto un peccato mortale. Se posso andarci, eccetera. Insomma, l'altro sono dispensato. E se muoio in quello stato, non sto in grazia di Dio, non vado in paradiso. Se pratico un aborto, commetto un peccato mortale. In più, è un peccato mortale più grave di bestemmiare o di non andare a messa. Però già il fatto di non andare a messa è un peccato mortale. Capito. Bene, allora, professor Lamendola, come interpreta queste parole? Gli rileggo, no? No, anche perché Perfetto. sono talmente chiare, sono talmente ragionevoli, sono talmente illuminanti, che francamente non hanno bisogno di nessuna particolare
ulteriore delucidazione. Credo che Monsignor Viganò abbia trovato le parole giuste per dare un po' di chiarezza, un po' di serenità interiore, una serenità conquistata lottando, non una serenità che è propria dei beoti, in un momento così difficile. Quindi vedo che lui è proprio una figura che potrebbe fare il miracolo di creare unione e solidarietà tra i buoni, come li chiama lui, intendendo per buoni appunto non quelli che sono perfettamente santi, ma quelli che hanno comunque una retta intenzione. Ed è verissimo quello che dice, che i buoni, quando sono alle prese con i malvagi, cioè con coloro che agiscono in mala fede e che pretendono rispetto delle regole dall'altro, ma loro, da parte loro, tanto più che possiedono l'autorità per farlo, sono pronti a calpestarle, a violarle, a tradirle, sono svantaggiati. È questo squilibrio. Non soltanto abbiamo a che fare con forze potentissime, abbiamo a che fare con persone che non esitano a calpestare il concetto dell'onore, dell'onestà, della lealtà, della parola data, e quindi siamo svantaggiati, perché una persona per bene non è capace di fare questo se si trova in condizioni molto, molto gravi, no? di grave minaccia. E questo sul piano umano, per esempio, se mi è consentita la similitudine, ma sul piano umano, è quello che è accaduto recentemente negli Stati Uniti d'America, dove c'è stata una violazione gravissima dell'ordine costituzionale, c'è stata una frode colossale ai danni di quel popolo, da parte di coloro che però, detenendo tutte le leve del potere, erano certi e non facendosi scrupolo di violare le regole, in questo caso la regola del corretto spoglio dei voti, erano pressoché sicuri di poter contare sul fatto che gli altri avrebbero, pur avendo compreso l'inganno di cui erano stati vittime, il tradimento della Costituzione, però non sarebbero ricorsi come loro invece avrebbero fatto a una violenza indiscriminata, a un colpo di Stato. È vero sul piano umano e tanto più vero sul piano spirituale. La forza di Bergoglio, tra virgolette forza, è quella di sapere che un buon cattolico non scenderà mai al suo livello, di mentire sapendo di mentire, di ingannare sapendo di ingannare. Faccio solo un esempio, potrei farne 100.000. Quando ha detto di non aver mai risposto ai legittimi sacrosanti dubbia dei quattro cardinali, una vicenda di cui già non si parla più, è stata completamente archiviata, a capo dei quali c'era il cardinale Caffarra, quando richiesto perché non avesse mai risposto, ha detto candidamente tra virgolette di non aver mai ricevuto quella lettera. Lui si è comportato come il bravaccio che mente sapendo di mentire, sapendo che l'altro sa che sta mentendo, ma l'altro non oserà mai gridare tu stai mentendo, per rispetto alla sua, non alla sua persona, ma alla sua funzione, come è stato detto prima. E la funzione del Papa, la figura del Papa, per un buon cattolico, certo che merita rispetto, merita sempre rispetto. Se poi, purtroppo, il Papa in carne e ossa un apostata, un eretico, questo rende ancora più drammatica la situazione e la crisi di coscienza. Ecco, il signor Viganò, mi pare, ci dà alcuni elementi di rasserenamento, cioè lui comprende il dramma interiore. Per esempio, quelli che dicono che chi va alla messa una cum Bergoglio fanno una cosa gravissima, si peccano addirittura, compiono un sacrilegio, non considerano che c'è un travaglio di coscienza gravissimo nella maggior parte dei cattolici che hanno compreso quello che Bergoglio sta facendo e quindi sono lacerati dalla sofferenza. Non è che vanno a messa sereni, purtroppo, la maggior parte di loro, ma questo turbamento, che è comprensibile sul piano umano, può essere in qualche modo ricomposto, la serenità può essere riconquistata, da un lato guardando sempre alle promesse indefettibili di nostro Signore Gesù Cristo e dall'altro riflettendo sugli spunti, sugli elementi che ci dà Monsignor Viganò, anche quelli che ci ha dato adesso Don Curzio Nitoglia, circa il fatto che la coscienza del buon cattolico è in pace con Dio,
se la sua intenzione è retta e se la sua volontà è tesa verso il bene. Sì. Dove subentra invece inganno, malafede, prepotenza, lì chiaramente siamo al di fuori. Ma un cattolico che ha sentimenti di buona volontà, amore per la Chiesa, amore per Cristo, non sbaglia mai andando a messa, non sbaglia mai comunicandosi, anzi sbaglierebbe se si farebbe un favore al diavolo se si astenesse da questo in nome di scrupoli che non hanno ragione di esistere. Che tra l'altro molti cattolici mi scrivono delle mail chiedendomi consiglio su questo. Infatti noi stiamo facendo un grande servizio, perché ovviamente io la risposta che do è rivolgetevi a un sacerdote, cioè sono responsabilità troppo grosse queste qui, non me la sentirei mai di dire, vabbè. Allora io passo all'ultima domanda, sperando che Don Curzio, che è caduto, riesca in qualche modo a rientrare, eventualmente poi gliela sintetizzo perché è un po' lunga. Allora, scrive l'arcivescovo Viganò: così ci hanno imposto la messa riformata, così ci hanno abituato a sentir cantare le sure del Corano dall'ammone delle nostre cattedrali e a vederle trasformate in trattorie o dormitori. Così ci vogliono presentare come normale la missione delle donne al servizio dell'altare. Ogni passo compiuto dall'autorità, dal concilio in poi, è stato possibile proprio perché obbedivamo ai sacri pastori e, pur sembrandoci certe loro decisioni devianti, non potevamo credere che stessero ingannandoci, e forse essi stessi a loro volta non si rendevano conto che gli ordini impartiti avessero uno scopo iniquo. Ecco, questo è quanto scrive l'arcivescovo Viganò. Però prima di ascoltare le risposte, voglio leggervi, perché in concomitanza proprio con l'uscita della lettera dell'arcivescovo Viganò, sul sito adesso ve lo leggo, Vatican News, mi sembra, sì, Vatican News, e c'è questa affermazione di Bergoglio: se tu non segui il concilio, tu non stai con la Chiesa. Adesso leggo cosa ha scritto proprio Vatican News. Il secondo punto indicato da Papa Francesco è catechesi e futuro. Ricordando il 50° anniversario del documento, il rinnovamento della catechesi, con cui la CEI recepiva le indicazioni del concilio celebrato lo scorso anno, Francesco cita alcune parole di Papa Paolo VI, in cui invitava la Chiesa italiana a guardare con riconoscenza al concilio, che diceva, virgolettato, sarà il grande catechismo dei tempi nuovi. Francesco dunque ribadisce che la catechesi ispirata dal concilio è sempre, questo è virgolettato, è sempre con l'orecchio teso, sempre attenta a rinnovarsi. Poi segue, a proposito del concilio, con un'ampia riflessione. Queste sono proprio le sue parole: il concilio è il magistero della Chiesa. O tu stai con la Chiesa e pertanto segui il concilio, o se tu non segui il concilio, o tu lo interpreti a tuo modo, alla tua voglia, tu non stai con la Chiesa. E quindi qui, con questa affermazione, mi sembra che abbia allontanato dalla Chiesa in questo momento, credo, centinaia di migliaia di persone che si sentono escluse. Non finisce mai questa di creare questo caos e questa confusione ogni volta che apre bocca il signor Bergoglio. Prego, professor Lamendola. Questo è il logico punto d'arrivo a cui tendeva non soltanto fin dall'inizio il pontificato di Bergoglio, ma a cui tendeva il clero apostatico a partire dal 1958. È la strategia, abbiamo detto prima, della finestra di Overton: abituarci lentamente, abituare lentamente il clero e i fedeli a delle cose sempre più strane, sempre più discutibili, sempre più in odore di eresia, ma un po' alla volta. Abituarci perché se queste cose sono fatte da vescovi, addirittura da papi, i credenti hanno pensato, come dice il signor Viganò, hanno pensato che, insomma, in qualche modo erano cose lecite e bisognava farsene una ragione. Quindi hanno abusato in maniera atroce
del loro mandato, del loro adito, e ne renderanno conto a Dio. Per ingannare, ne hanno abusato per ingannare i tedeschi. Dicevo, è il punto d'arrivo perché la Chiesa attuale, la parte visibile, no? È giusta la distinzione che è stata fatta prima, la Chiesa umana, la Chiesa visibile attuale, è occupata da uomini che si sono completamente allontanati dalla verità di Gesù Cristo. Massoni, degenerati, perché c'è anche questa componente, quando parliamo in particolare delle altre sfere della Chiesa, in particolare del Vaticano, parliamo di cardinali viziosi, dediti a una vita privata scandalosa, che hanno formato delle vere e proprie lobby intorno ai loro vizi, alle loro turpitudini, e di monsignori affaristi che gravitano intorno alle finanze vaticane come l'avvoltoio ruota intorno, si libra intorno alle carogne, insomma lo sciacallo intorno ai corpi da spolpare. Allora, il discorso di Bergoglio, chi non accetta il Vaticano II fuori dalla Chiesa, è doppiamente e atrocemente menzognero. Ricordiamo che i concili, tutti i concili, la loro ragion d'essere di un concilio è quella di confermare i fedeli nella dottrina, confermarli nella fede, confermarli nel loro essere all'interno della Chiesa. Non si è mai visto un concilio, fino al Vaticano II, in cui invece i fedeli vengono cacciati fuori perché vogliono restare fedeli alla dottrina, fedeli al Magistero, fedeli alla Chiesa di sempre. E questo fa capire quanto grave sia stata la rottura operata dal Vaticano II, il quale, oltretutto, presentandosi come un concilio puramente pastorale, in realtà ha operato una rottura a livello dottrinale e soprattutto liturgico, ha cambiato completamente la ragione sociale della Chiesa stessa. Ha iniziato quel cambiamento per cui nel corso di questi 50 anni è accaduto che il vertice della Chiesa è arrivato a sostenere l'opposto di quella che doveva essere, dovrebbe essere la sua ragion d'essere. Ha tradito la sua funzione e adesso arriva la suprema impudenza di cacciare, di minacciare la scomunica a quelli che non ci stanno. Ricordiamo che Monsignor Lefebvre è stato scomunicato per questo motivo e non altro, e cioè per essere rimasto fedele alla dottrina di sempre. Lui diceva continuamente tradidi et quod acceti, che poi è un'espressione paolina di San Paolo. Io ho tramandato quello che ho ricevuto, non ho aggiunto niente, non ho cambiato niente. Quindi è evidente che quelli che hanno scomunicato sono quelli che stavano cambiando, che stanno cambiando, che vogliono cambiare la Chiesa. Ora, un fedele che professa la dottrina di sempre non può essere fuori dalla vera Chiesa. Fuori dalla vera Chiesa sono quelli che, brandendo un concilio, l'ultimo, come se fosse la verità assoluta, anche se questo concilio è in contrasto oggettivo, i documenti conciliari, per non parlare poi delle forzature successive, perché è stata una manovra in due tempi. Alcuni documenti, come la ricordata Dignitatis Humanae o la nostra Aetate, altrettanto importante per quello che riguarda il rapporto con le altre religioni. Alcuni documenti hanno gettato i semi dell'eresia. Poi il cosiddetto spirito del concilio, che non è mai finito, no? Uno spirito che non vuol finire mai, ma che non ha nulla a che fare con lo Spirito Santo, è uno spirito rivoluzionario, ha approfondito, esasperato e portato sempre più avanti l'agenda della trasformazione in senso massonico, in senso marxista e in senso ateistico della Chiesa, perché una Chiesa che arriva al punto di intronizzare la Pachamama nella Basilica di San Pietro, chiaramente non è più una Chiesa che crede in Gesù Cristo, è una Chiesa atea, però in realtà non è la Chiesa, sono questi uomini di Chiesa, sono queste persone concrete. Quindi se loro vogliono scomunicare chi rimane fedele alla dottrina di sempre, in realtà commettono un abuso, una violenza assolutamente illegittima, perché i veri scomunicati sono loro, sono scomunicati late sentenze, perché chi, abusando della sua funzione sacerdotale, si serve di questa funzione per perseguire dei fini che sono diversi, addirittura opposti a quelli della vera Chiesa, della vera dottrina, così come è stata fissata nel corso di 2000 anni,
Altrimenti costoro implicitamente, l'ultima dichiarazione di Bergoglio implicitamente, riconosce che c'è stata come una rottura, c'è stato come uno stravolgimento. Cos'è questo dire chi non riconosce il Vaticano II è fuori? È come ammettere che il Vaticano II ha rotto la continuità della Bravo, continuità bravissimo della professore, bravissimo, bravissimo, complimenti. È verissimo. No, continui, continui, scusi. No, non volevo rubare tempo, ma no, ma Don Curzio quindi... purtroppo è caduta il collegamento, purtroppo, quindi okay. Deve concludere lei. Ma è stato molto quindi, esauriente comunque, molto esauriente e molto comprensibile, questo è l'importante, perché io tengo molto a che questi video portino un po' di chiarezza e serenità anche a tanti cattolici confusi. Prego, concluda, poi... Infatti Gesù, che ne dicano i cultori di un cristianesimo gnostico, un po' esoterico, un po' misterioso, certamente esistono diversi livelli di comprensione, come chi legge la Divina Commedia, esistono diversi livelli di comprensione di ciò che dice Dante. Quindi è vero che una maggiore cultura consente di comprendere più cose, però l'essenziale è rivolto a tutti. Anzi, addirittura Gesù a un certo punto esclama, no? Esultando, ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Allora, una delle perfidie che sono messe in atto da questo clero apostatico e infedele è proprio quella di mettere i credenti nella condizione o di studiare teologia, di studiare patrologia, di studiare filologia, di fare dei corsi di studi biblici per capire se c'è o non c'è la continuità tra il Vaticano II e la Chiesa precedente, quindi se è lecito o non è lecito affermare certe cose, oppure di lasciar fare al signor Bergoglio tutto quello che fare e ai suoi tirapiedi di fare tutto quello che vogliono fare e quindi sottomettersi servilmente o all'opposto, ai due opposti di cui parlava Don Curzio, autoescludersi e andarsene. Questa è una vera perfidia, perché la fede Gesù la vuole trasmettere a tutti. Anzi, lui ha sempre mostrato una particolare tenerezza, una particolare delicatezza nei confronti dei piccoli, ivi compresi i bambini, l'ho detto esplicitamente. E anzi, ricordiamo che le sue parole più severe le ha pronunciate nei confronti di quelli che danno scandalo ai piccoli, e ai bambini, e o ai bambini, sarebbe meglio per costui che si legasse, gli fosse legato una macina al collo, quindi a proposito anche della pena di morte, no? Questa improvvisa decisione di Bergoglio di cambiare così di autorità da un giorno all'altro quel famoso paragrafo del Catechismo nel quale si dichiara che in alcuni casi la pena di morte è lecita. Che è e anche tra l'altro San Tommaso lo cita, io certo una lettera così lunga non è che potevo mettere tutto, ma è citato dall'arcivescovo Viganò anche questo caso, citando la pena di morte, citando San Tommaso, l'insegnamento di Tommaso. Quindi sono parole durissime che ci fanno capire che per Gesù la pena, ma questo lo troviamo anche nel Deuteronomio si dice che il profeta o in generale colui che parla a nome di Dio dice delle cose diverse da quelle che Dio gli ha detto di dire, merita la morte. Quindi si rasserenino quelli che sono turbati. Le minacce di Bergoglio sul fatto che chi non accetta integralmente il Vaticano II è fuori dalla Chiesa non hanno alcun valore. Verrà il tempo in cui sarà possibile fare un bilancio sereno del Vaticano II e cominciare l'opera di ricostruzione, di medicazione di questa tremenda ferita che è stata inferta alla Chiesa. Anche qui, se mi è lecito un parallelo con una situazione umana, politica, i russi sono riusciti a pacificare la loro società dopo 70 anni di comunismo e ne hanno subita di tragedie durante il comunismo. Eppure la nazione russa è rinata ed è rinata, guarda caso, è rinata all'ombra della fede cristiana, della gente che tornava a frequentare numerosa le chiese. Ebbene, parentesi, e noi italiani dopo 70 anni ancora non siamo capaci di sanare le ferite della guerra civile, non siamo ancora capaci di riconoscere i torti e le ragioni di entrambe le parti, chiusa parentesi. Allora, come sul piano politico e umano il popolo russo è stato capace
di ritrovare l'unità dopo 70 anni di divisioni laceranti in cui chi era al potere ne ha fatte di tutti i colori ai danni dei comuni cittadini, verrà il momento, io sono certo, in cui i cattolici riusciranno a sanare la ferita del Vaticano II, a riconoscere che in quel momento c'è stata una grave deviazione dalla dottrina di sempre, un grave tentativo di inquinare la fede cattolica da parte di forze ben precise. Qui parliamo della massoneria nostrana e anche di massonerie straniere, in particolare i Benedict, sono tutte cose che sono addirittura documentabili, perché ormai alcuni aspetti di questa manovra sono venuti alla luce del sole. E ciò nonostante, sarà possibile ritrovare l'unità nel nome del perdono e dell'amore. Quello che non vogliono fare quanti invece continuano ad agitare spauracchi e a lanciare anatemi che sono di segno uguale e contrario a quello che lancia il signor Bergoglio. Il signor Bergoglio dice che non accetta il Vaticano II è fuori dalla Chiesa e quindi in qualche modo lo scomunica. Altri dicono che chi va alla messa di Bergoglio fuori dalla Chiesa addirittura fa che... Ebbene, arriverà, io credo, il momento, con l'aiuto di Dio, con la preghiera, con la penitenza, con la conversione personale, perché in questo il cristiano si differenzia dal non cristiano. Il non cristiano pensa che i problemi del mondo si possano sanare in una bella rivoluzione che cambia le strutture. Il cristiano sa che la natura umana, ferita dal peccato originale, deve innanzitutto convertire se stessa e non può farlo se non tornando a Dio. E solo dalla conversione individuale può nascere un processo virtuoso a livello sociale, a livello collettivo. E quindi io credo che con questo ritorno a Dio, la pandemia, o quello che vogliamo chiamare così, e le circostanze eccezionali nelle quali stiamo vivendo, è una grossa occasione da questo punto di vista. È una crisi, no? Nel senso greco, cambiamento, trasformazione, per ritrovare il senso delle cose importanti. E la prima di queste cose importanti è la fede. E se noi andiamo in chiesa cercando il distanziamento e la mucchina, invece di cercare l'unione con Dio e l'unione con Gesù Cristo attraverso il sacrificio eucaristico, non abbiamo capito nulla, abbiamo sprecato questa bellissima occasione, questa preziosa occasione che ci è stata data di tornare all'essenziale. Dopo anni e anni di sperpero, di consumismo, di esteriorità, di superficialità, di vita intesa materialisticamente, nella quale le sciocchezze diventavano le cose più importanti, le cose importanti sparivano, ora abbiamo la possibilità di riscoprire l'essenziale. Nel caso del cristiano, la vera fede, la vera Chiesa. La vera Chiesa è questa, è deturpata, è stravolta, è butterata dal vaiolo? Sì, io la amo lo stesso, mi piego amorevolmente come un figlio sulla mia vecchia madre, disonorata e disprezzata da tutti, e do il mio contributo perché rifiorisca, perché rinasca, perché torni a essere una degna sposa di Cristo. Grazie, grazie, professore. Tra l'altro approfitto per dire, anche se gli amici del Decimo Toro conoscono benissimo l'Accademia Adriatica di Filosofia, mi ha fatto piacere che lei si sia ricordato di Cometti il giorno da Bio Blu, perché Cometti è un po' nell'ombra, però è determinante il suo apporto all'Accademia Adriatica di Filosofia, così come approfittiamo per salutare anche Pecchioli e tutti gli amici, ovviamente. E invito quindi a frequentare questo sito, soprattutto per chi per la prima volta magari ascolta il professor Lamendola, anche se chiunque passa il Decimo Toro, Lamendola è un personaggio, penso, il più conosciuto. Allora, tra l'altro, c'è anche un gruppo di satanisti, purtroppo, che si riuniscono proprio al vertice della Chiesa, e si riuniscono in una chiesa di Roma. Io non dico il nome della chiesa, ma ne ho parlato con Fra Alexis Bugnolo, che mi ha dato proprio testimonianza di questa cosa qui. Quindi la lotta, ricordo a tutti, che è interiore fondamentalmente. E ringrazio il professor Lamendola che ci ha ricordato: non bisogna scoraggiarsi. Io, chi segue il Decimo Toro, lo sa, da sempre ho detto: questa crisi è spirituale, perché se non c'è una crisi spirituale di fondo, non ci può essere una crisi esterna, una crisi come quella che poi adesso ha veramente contaminato tutto il mondo. Quindi non vi scoraggiate,
abbiate fede, soprattutto pregate e sappiate che la soluzione è questa, la preghiera, pregate tutti i giorni, ritrovate la vostra serenità attraverso la preghiera, poi piano piano le cose con l'aiuto di Dio si risolveranno. Bene, allora concludo, ringrazio Don Curzio che è stato veramente, ma Don Curzio veramente è una persona straordinaria. E ringrazio ovviamente il professor Lamendola che tra l'altro è stato determinante anche in quest'ultima risposta e mi perdonerà Don Curzio, non ci ha fatto sentire la risposta di Don Curzio che in ogni caso avrebbe dato ovviamente un contributo. Un ottimo contributo. Signor Cosmo, scusi se la interrompo. Vorrei, mi permetta di farle un ringraziamento, farle i miei complimenti, abbia la mia stima per il lavoro che lei sta facendo, che è un lavoro enorme di vera informazione e di coraggiosa testimonianza a 360 gradi, ma in particolare per l'attenzione che lei rivolge al tema religioso, al tema della Chiesa Cattolica in questi giorni. Mi lasci dire che sarebbe bello, lei dice di non essere cattolico, questo non lo so, non riguarda la sua interiorità, io non voglio entrarci, però mi permetto di dire che ne avessimo di cattolici come lei che dice di non essere cattolico, in questo momento sarebbe veramente una boccata di aria. La ringrazio. E quindi ecco, un invito anche questo ad essere tutti uniti. Cerchiamo almeno noi, voglio dire, che dobbiamo fronteggiare queste forze che sono potentissime adesso. Cerchiamo di essere uniti. La ringrazio vivamente di cuore, professor Lamendola. Grazie anche a tutti gli amici che pazientemente ci hanno ascoltato, ma credo con grande interesse, perché come sono stato coinvolto io dalle sue parole e da quelle del grande Don Curzio, sicuramente saranno stati coinvolti anche gli altri amici. Quindi, come mia consuetudine, un pollice su per il mio lavoro e sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.